Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, convenuti in questa chiesa antica e tanto importante per la tradizione antoniana della nostra città, vi saluto con gioia, vi auguro di vivere questi ultimi tratti del giugno antoniano con il cuore ricolmo di fede e di speranza. Oggi la Chiesa, diffusa su tutta la terra, celebra liturgicamente la solennità della nascita di Giovanni il Battista. E noi abbiamo ascoltato sia le letture che i testi delle preghiere che ci parlano del precursore, cioè di colui che venne a preparare la strada al Signore. Mancano infatti esattamente 6 mesi al Natale, cioè alla celebrazione del mistero della Incarnazione. È interessante trovare dei collegamenti tra la figura del Battista e quella di Antonio di Padova, distanti tra loro 1200 anni. Abbiamo ascoltato nel Vangelo che Zaccaria, colui che sarà il padre di Giovanni e marito di Elisabetta, riottiene il dono della parola dopo la nascita del bambino, parola che aveva perso perché non aveva creduto all'angelo, secondo il quale lui e l'anziana moglie avrebbero avuto un figlio. Vorrei riflettere con voi su alcuni aspetti che mi sembrano essenziali per noi e per il momento che stiamo vivendo, coniugando questi 3 personaggi. Zaccaria, Giovanni Battista e Antonio di Padova, che hanno in comune quei doni che il Signore offre a chi lo cerca e a chi lo aspetta con cuore sincero. Anzitutto direi il dono della fede, di una fede non sciocca o semplicistica, ma in continua ricerca della verità e del bene. La fede di Zaccaria fu una fede di sacerdote della religione ebraica, ligio ai suoi compiti, ma pronto a indagare con la sua razionalità la sconvolgente parola dell'angelo. La fede di Giovanni fu una fede solida, ma per certi versi anche gridata, per vincere la sordità del suo popolo. La fede di Antonio, potremmo dire, assume tutte e due queste modalità. Usò la ragione e l'intelligenza, non vacillò di fronte ai dubbi e urlò ai suoi contemporanei l'urgenza della conversione e della pratica religiosa. Come molti di voi sanno, la nostra diocesi sta vivendo l'anno eucaristico, che si concluderà nei prossimi mesi con il congresso eucaristico diocesano, proprio mentre si aprirà l'anno della fede voluto dal Papa e indetto con il documento pontificio Porta Fidei. Noi comprendiamo allora anche la grande attualità di Antonio di Padova, la sua contemporaneità con noi. 800 anni di fede e di cammino della Chiesa non li rendono, Antonio insieme a San Francesco, anacronistici, fuori del tempo. Al contrario, li rendono nostri compagni di viaggio e nostri fratelli nella fede. Sono cambiate le circostanze, ma i problemi da affrontare sono gli stessi, compresi quelli della vita civile e sociale, il malaffare di quel tempo, la mancanza di lavoro, la conflittualità tra le persone e nei vari contesti di vita e di lavoro. Allora, come anche oggi, ci troviamo di fronte a questi problemi. Essi, sia Francesco che Antonio, compresero un fatto che non deve apparirci secondario. Per cambiare il mondo e la Chiesa, dovevano per primi, loro stessi, lasciarsi cambiare il cuore con l'accoglienza di Cristo. Francesco ha fatto la scelta
e ha sconvolto non solo la sua famiglia, ma tanta gente del suo tempo, tanti compagni della prima ora. La stessa cosa Antonio di Padova, che veniva dal Portogallo, ha voluto cambiare il suo stile di vita di insegnante e di teologo per farsi annunciatore della parola semplice alla gente semplice, alla gente che aveva bisogno di convertirsi. Potevano rinnovare la realtà solo a partire da ciò che già era in atto, cioè da quella Chiesa e da quella società. Riflettiamo su questo. Spesso noi vogliamo che la Chiesa e la società siano migliori, ma noi vorremmo sempre restare gli stessi, con le nostre mediocrità e le nostre certezze umane, ma è troppo comodo, soprattutto utopistico e anche inutile. Vediamo la figura di Zaccaria. È sconvolto dall'annuncio dell'angelo. Capisce che si deve lasciare travolgere da una novità che sarà a beneficio di tutti. Continua il suo servizio di sacerdote del Tempio, ma lo svolge in modo nuovo, con l'entusiasmo di chi sa di essere sulla via della conversione a Dio. Giovanni Battista non predica solo per gli altri, ma soprattutto per se stesso, e i lunghi digiuni lo preparano ad accogliere quella parola e quel pane che Gesù viene a donare a tutti. Da pochi giorni si è concluso il nostro convegno diocesano, convegno ecclesiale sull'Eucaristia. Viviamo l'anno dell'Eucaristia. In preparazione appunto al congresso del prossimo autunno, il tema era, del convegno, Eucaristia, forma della vita cristiana. Per Antonio, l'Eucaristia fu veramente forma della sua vita, anzitutto perché il suo donarsi agli altri nasceva dalla donazione di Cristo. Il suo essere missionario nasceva dall'invio che conclude la messa: andate, annunciate, battezzate, parlate, aiutate i fratelli e le sorelle che incontrate. Questo è il senso di quel saluto finale: andate, la messa è finita, andate in pace. Pensate che coraggio deve aver avuto nel cosiddetto miracolo della mula, si racconta sulla vita di Antonio. Il contadino non credente lo aveva sfidato. La sua mula era affamata e disse a frate Antonio: vediamo se tra il fieno e l'ostia preferisce mangiare o adorare l'ostia consacrata. La mula si prostrò in adorazione del sacramento e rinunciò al fieno. Mi sono chiesto: ma poi il contadino avrà dato da mangiare alla mula? Certamente sì, e forse da quel momento gliene avrà dato anche di più e sempre. Avrà avuto cura di quell'animale quasi come di una persona, perché aveva riconosciuto nel pane consacrato il Cristo vivo, vero e reale. Il pane del nutrimento materiale sarà abbondante quanto più sapremo riconoscere la necessità e l'urgenza del pane spirituale. Questo è l'insegnamento che dobbiamo fare nostro. Qui è il segreto di una vita che si rinnova. Che legame vi era per Antonio tra il sacramento e il mistero del Natale, dell'incarnazione, che oggi ci viene in qualche modo annunciato con largo anticipo grazie alla figura di Giovanni il Battezzatore, colui che annunciava la venuta di Gesù? Un legame strettissimo. Quel bimbo che Antonio porta sul palmo della mano o sulle braccia e che quasi emerge dal libro è la parola fatta carne, che è sempre con noi sotto le specie eucaristiche, e il Cristo vivo e operante in mezzo al suo popolo. L'episodio di cui fu testimone il conte Tiso, un altro fatto della vita di Antonio, che vide Antonio tenere in braccio Gesù bambino, vuole proprio dire questo: lo stretto legame tra fede, parola e sacramento dell'altare. Carissimi, la fede, la parola e il sacramento devono modellare la nostra vita,
In fondo i santi, e tra questi in modo particolare Antonio di Padova, si sono lasciati plasmare, formare dalla fede e hanno portato tanta luce nel loro tempo, ma anche nel nostro tempo. Noi dopo 800 anni lo veneriamo, lo salutiamo, dedichiamo del tempo a lui, questo della celebrazione eucaristica, quello che sarà questa sera la processione dei ceri, però non possiamo lasciarci rimanere tali di quello che eravamo prima. Ogni celebrazione dovrebbe portare noi preti e voi credenti a rinnovare la vita, a cambiare qualcosa che è di meno positivo nella nostra, nella vostra vita. E l'esempio di Antonio ci deve portare a questo rinnovamento, a questo crescere nella fede, a questo fare scelte particolari che ci fanno sentire più solidali, più vicini, più autentici nel cammino della vita e nel confronto con i nostri fratelli. Lasciate che io vi consegni un compito che quasi scaturisce da questa liturgia che celebriamo. Nutritevi di queste parole che vengono da Gesù e dal suo Vangelo. Alimentate la fede, coltivate la speranza, fate opere di carità e di bene. Questo è l'impegno del cristiano. Il nutrimento della fede possiamo averlo tutti in modo particolare con la partecipazione attiva e fruttuosa alla messa domenicale, quella messa riservata a pochi, aperta a tutti, ma partecipata da pochi. Dovrebbe diventare, questo è un auspicio del Vescovo della Chiesa, dovrebbe diventare un momento forte della vita del cristiano, del credente, un momento forte della vita di tanti cristiani, di tanti credenti e la vita, realtà sociale, realtà religiosa, realtà spirituale si rinnoverà profondamente. Il nutrimento della fede possiamo averlo tutti in modo particolare con la partecipazione attiva e fruttuosa della messa domenicale. Sono lì, nella messa domenicale, la parola, il pane e la comunità e il sacerdote. Solo lì ci si può incontrare e ci si può orientare a un cammino rinnovato. Solo a partire dalla comunità eucaristica si può costruire un mondo rinnovato e redento. La comunità eucaristica, di cui noi cristiani siamo membra vive e partecipi, non è solo un luogo di vita religiosa, spirituale. Essa deve aprirci il cuore e l'intelligenza per andare incontro a coloro che sono nel bisogno, soprattutto in questo tempo di crisi. Vi sono tante povertà nel nostro tempo, materiali, spirituali, mentali. Uscite dalla messa, dobbiamo coltivare il proposito di dare il nostro amore e il nostro contributo per alleviare queste povertà con quello che abbiamo. In questo modo, veramente, l'Eucaristia trasformerà la nostra vita, trasformerà il mondo. Che il Signore ci aiuti in questo progetto e ci benedica tutti. Amen.